Buonasera e ben ritrovati a 6 in Abruzzo ancora una volta in veste elettorale, trasmissione di comunicazione politica. Torniamo ad occuparci del comune di Spoltore la, nei giorni scorsi abbiamo conosciuto i candidati a sindaco, perlomeno 5 dei 6 candidati a sindaco e oggi la trasmissione è riservata e dedicata alle liste in competizione ben 11 che sono in competizione fra di loro e chiaramente in coalizioni o autonomamente sostengono i 6 candidati a sindaco. Vado subito a presentare i sei, le sei liste che abbiamo invitato, vi annuncio in questa prima parte della trasmissione, comunque ci sono due sedie vuote perché due liste hanno declinato l'invito, stiamo parlando di grande Spoltore, che candida sindaco Francesco Zampacorta e la lista dell'Udc eh, che candida sindaco Luciano Di Lorito, non sono intervenuti per questa trasmissione, magari li incontreremo, li conosceremo nella prossima. E intanto ringrazio per essere qui nei nostri studi Francesca Sborgia, buonasera. Buonasera. Candinella, che viene a parlare per la lista dell'Italia dei Valori. Sì. Buonasera a Pasquale Di Silvestro, Sera. che viene a parlare per la lista prima spoltore. Buonasera a Paolo De Amicis, buonasera. senza esitazione è eh, da libro cuore nel vero senso della parola, che viene a parlare per la lista spoltore futura. E buonasera a Geni Rossi. Buonasera, Buonasera, che rappresenta la lista Spoltore in movimento. Allora, Francesca Sborgia, innanzitutto, mi fa piacere che c'è parità di trattamento nel corso di questa trasmissione: due uomini e due donne. Le Donne che avanzano si fanno valere in politica. Noi al centro, le donne a margine. <ride> no, voi siete al centro, no, loro eh, Sì, sì, vi lavorano a fianchi, eh. mettiamola così. Eh, lo sono. <ride> Francesca Sborgia, allora ci parli eh, e ci racconti di questa lista dell'Italia dei lavori, Valori e per quale ragione sostenete la candidatura a sindaco di Luciano Di lorito Bene. Allora quella nostra lista quindi dell'Italia dei Valori è una lista uh, composta da persone che hanno un obiettivo comune, uh, cioè quello di uh, portare avanti il, uh, il valore della trasparenza e dell'onestà. Infatti uh, per quanto riguarda la nostra lista uh, molte persone si trovano alla prima uh, candidatura, alla prima esperienza amministrativa, però come candidatura. Sono delle persone sempre state attive sul territorio e uh, che hanno scelto uh, di uh, condividere il progetto di Luciano Di Lorito proprio perché di questo no, del nostro candidato sindaco di coalizione proprio perché mh, lui nella sua persona rappresenta una convergenza programmatica di quello che è stato uh, un passato di distacco nei confronti della passata amministrazione che lui rappresenta e continuerà a rappresentare dal momento in cui ci auguriamo tutti si insedierà al palazzo comunale. Pasquale Di Silvestro ci sì. presenta questa lista, primo spoltore, soprattutto perché avete deciso di sostenere Marina Febo. Ma primo spoltore, prima di essere una lista, è un movimento, è un movimento civico che raccoglie le anime, anime diverse, come è giusto che sia un movimento civico. Eh, non è solo un contenitore ma ha anche dei contenuti e forse dei contenuti forti che oggi si distaccano dalla vecchia politica partitica che, a eh, rigor di logica, non solo, a rigor di logica, oggi le cronaca ci dice che ha i minimi storici. Eh, perché Marine Febo? Perché Marine Febo ha raccolto le nostre stanze, stanze forti che mirano innanzitutto a riqualificare il territorio. Oggi il territorio locale ha un'importanza strategica perché è risaputo e sappiamo tutti che la globalizzazione ha portato a enormi disastri, oggi bisogna intervenire sul territorio. Il territorio eh, ha un'importanza, come dicevo prima, strategica e eh, Marina Febo ha raccolto le nostre stanze, tant'è che eh, diciamo il suo motto è chiusa parentesi, punto, a capo. Eh, avendo lei raccolto queste nostre stanze, noi oggi ci prodigheremo affinché si possa creare sul territorio e che il territorio possa rappresentare un punto di ripartenza. Paolo Di Amincis ci parla di Spoltore Futura Rialzati Abruzzo e soprattutto perché, come lista, avete scelto di candidare e sostenere la candidatura a sindaco di Marina Febo. Allora, eh, Spoltore Futura, naturalmente, è una lista civica, però è una lista civica fatta da persone ben, radi ben radicate sul territorio, di persone che comunque tutti i giorni percorrono le strade, le vie del, della nostra cittadina, ma soprattutto è eh, comunque una lista civica non nata ad hoc per queste eh, tornata elettorale, è una lista civica che ha ben 18 anni di esperienza, oggi può vantare eh, diciamo, eh, candidati sindaci in diverse realtà mh, comunali, diversi amministratori a livello provinciale. Nell'ultima tornata elettorale regionale ha eletto tre consiglieri regionali e sicuramente l'apice di questa cosa è Carlo Masci che è l'assessore regionale al bilancio e alle, diciamo, e alle politiche dello sport. Noi eh, naturalmente mh, abbiamo eh, creato, messo su questa, questa lista fatta da persone di tutti i ceti e eh, di, tutte le, di tutte le professionalità che comunque guardano attentamente le problematiche del sociale, guardano attentamente alle problematiche di, tu, di tutti i giorni e, e soprattutto che amano e vogliono bene al nostro territorio. Perché, Perché di Febbo? Marina Febo? Marina Febo naturalmente... Eh, in qualche modo eh, rappresenta eh, tutto ciò che noi chiedevamo da una figura candidato sindaco poi eh, dopo tantissimi anni c'è eh, diciamo, stata la possibilità di candidare una persona una donna che eh, comunque non eh, solo per una questione di facciata ma perché Marina Febo ha delle grandi capacità ha delle grandi eh, doti e noi abbiamo eh, sposato questa sua idea e poi ne abbiamo condivisi il programma e anche un percorso che ci porterà alle elezioni. Tra poco andremo anche al programma, alcuni aspetti perlomeno del programma perché il tempo è quello che è. Geni Rossi, Spoltore in Movimento e sostenete la candidatura di Fabio Rosica? Per quale ragione? Allora la nostra lista è una lista di persone oneste e competenti che da tempo lavorano nel sociale. Eh, attraverso anche delle associazioni. Io stessa sto nel direttivo del, dell'associazione Colori del Territorio e da anni mi occupo di tematiche legate al suolo, alla tutela, alla cultura, all'arte e così con me anche altri, altri componenti della lista. Per quanto riguarda ehm, il, la scelta del candidato sindaco, eh, diciamo che è avvenuta attraverso un, un confronto e quindi anche un'attenta una, un valutazione di questa persona che racchiude in sé eh, delle, dei valori ecco, importantissimi per, uh, in questo momento della vita politica italiana. Scoltore e' il con il Està, una collocazione civica o partitica? Partitica, partitica una collocazione partitica. Perché... Siamo persone che già abbiamo in passato anche lavorato con passione nella politica. E quindi abbiamo un credo antico, ecco. quindi ci sentiamo pronti in questo momento proprio storico di poter lavorare e mettere a disposizione le nostre competenze. Facciamo, ecco. Entriamo un po' nel merito, cominciamo a dare un po' di sostanza a questa trasmissione. Sì. Pasquale Di Silvestro, comincio da lei, il giro lo concluderò con Francesca Sborgia. Cosa mette al primo posto la sua lista nel programma del vostro candidato, della vostra candidata a sindaco? Ma mi rallaccio un attimino a quello che stavo dicendo prima, che oltre prima spoltore, prima di essere un contenitore porta dentro dei contenuti. E oggi i contenuti sono attinenti a quelle che sono le problematiche generali che stiamo attraversando oggi noi in Italia e anche in Europa e sono problematiche anche mondiali. Quella che io definisco una crisi sistemica, e non sono io che la definisco così, è una crisi sistemica. Quindi, pertanto, oggi il territorio va sfruttato per quelle che sono le peculiarità specifiche del territorio. Quindi, noi abbiamo messo una forte rivalutazione dell'attività territoriale. Perché, se noi non riusciamo a creare la ricchezza sul nostro territorio e ridistribuirla in maniera equa, ecco perché ci vuole il controllo di un'amministrazione comunale. Perché deve entrare all'interno di questo sistema, deve essere il controllore di questo sistema. Quindi, la rivalutazione del territorio attraverso quella che viene cosiddetta la filiera corta, ma dice un progetto sulla filiera corta: non può essere un detto così. Ma è un qualcosa che va studiato, va approfondito e noi ci spenderemo per questo e poi amministrare in maniera più equa perché bisogna assolutamente eh, come in accade in tutte le buone famiglie eh, riuscire a fare economia in questo momento. Quindi eh, questo è un altro punto eh, pregnante del nostro, del nostro programma. Quindi l'economia, gestire con economia, rivalutare il territorio e cercare di fare economia sui servizi, come nella gestione dei rifiuti perché la gestione dei rifiuti è uno dei grossi problemi che oggi attanaglia il, il comune di Spoltora, che non c'è più la discarica che portava dei proventi, oggi bisogna assolutamente, perché è uno dei costi maggiori dell'amministrazione comunale, bisogna assolutamente fare economia su queste cose. E qui, anche qui ci vuole un progetto, un progetto forte, un progetto che sia sposato. Soprattutto dalla eh, della, della cittadinanza, quindi il cittadino diventa, ridiventa partecipe della gestione dei rifiuti. Paolo De Amicis, per quanto riguarda invece Spoltore, futura rialza di Abrutto, cosa mettete in cima tra gli impegni che dovrà mantenere il vostro candidato sindaco? Allora, innanzitutto una delle prime, delle prime cose sicuramente sarà proprio la riorganizzazione dell'amministrazione diciamo, della, dell comunale. Intesa anche a livello di servizi, anche eh, di ciò che può dare, anche in virtù dei vari cambiamenti che eh, ogni giorno comunque eh, ci, ci sono. Eh, soprattutto, molta attenzione per ciò che riguarda le problematiche del, del sociale, per ciò che riguarda sicuramente l'ottimizzazione per quanto riguarda i servizi, eh, l'ottimizzazione per, per quanto riguarda le risorse. Certamente mh, adesso. Eh, noi abbiamo un altro punto nel nostro, eh, diciamo, nel nostro eh, programma elettorale che è quello anche di poter attingere, visto la, diciamo, la provenienza della nostra candidatura anche de a dei finanziamenti che siano sovracomunali perché altrimenti alcune, alcune opere, alcune diciamo, eh, iniziative che sono eh, già cominciate sul territorio non si riusciranno sicuramente a fare perché oggi la cosa principale è quella di dare ai cittadini il minimo diciamo, del, del, che di cui è necessario e soprattutto senza né aumentare le tasse e soprattutto dare un servizio idoneo, e, e questo può avvenire sicuramente tra il, la riorganizzazione del, dei, diciamo, dei servizi amministrativi, ma anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti sovracomunali, perché noi abbiamo delle problematiche abbastanza. Eh, importanti che non, non, non riusciamo, non si riesce a portare avanti perché purtroppo il, eh, diciamo la parte economica è una parte eh, diciamo molto sentita, è importante, manca. Manca allora eh, ci sono delle opere che sono ormai da anni eh, fermi, non, non si riescono a completare. E questa sarà sicuramente una delle cose che mh, noi andremo ad affrontare. Certo, andremo anche a fare delle valutazioni quali sono le opere prioritarie. Sicuramente ci sarà anche l'edilizia scolastica, ci sarà sicuramente la tutela del territorio. Ecco, sono tutte queste, quelle cose che noi eh, andremo sicuramente a fare non appena eh, alla fine, diciamo, de, dopo queste elezioni amministrative. Rossi, stesso quesito. Voi a Rosica chiedete innanzitutto... Al il, fra, diciamo, da, parto da una frase poetica nel senso che fra mare, eh, montagna e fiume il territorio di Spoltore è un territorio bellissimo, ma bellissimo non soltanto in senso estetico ma quando in senso spirituale. Eh, ha un'armonia dei luoghi, proprio un, una bellezza che prende il cuore. Tutto questo non viene assolutamente preso in considerazione. C'è uno scempio, un massacro del territorio eh, da far paura, quasi da follia, e questa invece sarà la nostra ricchezza futura, delle generazioni future, la bellezza dell'Italia. Perché dobbiamo prendere coscienza di questa bellezza? Perché la nostra ricchezza e fare proprio leva su questo, perché è già attualmente fonte di guadagno, di piccola imprenditoria, di microricezione, di produttività, frantoi, mh, ehm, vine, cantine, cantine, e quindi si può già fare tutto ciò, è, è già praticabile, non dobbiamo aspettare da fuori che vengano altre, altre imprese industriali per esempio che vanno solo a rovinare il territorio. Quindi la salvaguardia delle bellezze paesaggistiche anche, quindi la salvaguardia del territorio agrario con tutta la sua eh, produzione di ancora oggi sopravvivono oliveti, vigneti, eh, una tessitura proprio del paesaggio geometrica incantevole. Nel nostro paese, nel centro storico, stanno arrivando norvegesi, più di, di una famiglia. No, famiglia, eh, di persone che acquistano case nel centro storico tedeschi che abitano il paese per 11 mesi e mezzo all'anno. Per il resto non, non, non c'è nessuno. Per cui il centro storico, che è apprezzato da altri, da noi viene dimenticato. Eh, uno degli obiettivi della nostra, del nostro gruppo è la riapertura della Casa della Cultura della Provincia, che è un, un palazzo meraviglioso abbandonato motivazioni futili. Um, altri programmi... Um... Eh, non ci fermiamo qua dopo, magari sì. se noi diciamo tutti eh, va bene. <ride> abbiamo rovinato anche l'attesa se vogliamo. Invece Francesca Sborgia, per quanto concerne la lista dell'Italia dei Valori, qual è gli impegni che voi ritenete prioritari dovrà mantenere il candidato sindaco di Rodito? Sì. L'impegno principale che noi abbiamo chiesto al nostro candidato sindaco è quella di riportare i cittadini al centro della, della cosa pubblica, della gestione della cosa pubblica e soprattutto di poter usufruire come giustamente dovrebbe essere di tutti i diritti di cui sono proprietari loro stessi perché uh, cittadini di spoltore. Questo vuol dire tornare ad avere una fruizione scolastica adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio perché uh, come ben sappiamo ci sono stati dei problemi per quanto riguarda... L'edilizia scolastica, i ragazzi sono stati trasmegati per un periodo in altre strutture. Quindi bisogna innanzitutto ripartire dalla cultura, dall'istruzione e quindi ripartire con l'adeguamento delle strutture scolastiche già esistenti, con ehm, l'adeguamento quindi di quelle esistenti e la creazione di nuove strutture e la conclusione di lavori come ad esempio quello in, eh, nella frazione di Santa Teresa in via Salina, la creazione di un polo scolastico più ampio raggio e poi uh, portare, far tornare i cittadini a usufruire del proprio territorio, ciò vuol dire anche allentare la pressione del, uh, dell'inquinamento, quindi un altro fattore importante che uh, diciamo, ormai da tempo uh, preoccupa i nostri cittadini, questo perché purtroppo la nostra rete stradaria è rimasta sempre la stessa negli ultimi 30-40 anni, mentre il, uh, il comune di Spoltore ha ha avuto una crescita uh, in, assolutamente improvvisa e per alcuni aspetti inaspettata. Però questo adesso è il momento di uh, aspettare e di progettare davvero il futuro uh, in previsione appunto di questa, della grandezza del nostro territorio e di quanto ancora può ospitare e può dare. Però bisogna farlo progettando il futuro in maniera diversa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi. Come è noto, il Comune di Spoltore ha avuto qualche vicissitudine dal punto di vista eh, giudiziario, in particolare per l'amministrazione comunale, letteralmente decapitata da vicende giudiziarie, in particolare il sindaco Franco Ranghelli, ma è un'amministrazione che nelle passate tornate elettorale ha avuto un fortissimo consenso. Allora voglio sollecitare i nostri ospiti, questa volta inizio da De amici e chiuderò il da giro con da Di Silvestro, ma eh, dell'esperienza Ranghelli è tutto da rigettare o c'era qualcosa da salvare? Quando la nave affonda, tutti i topi scappano, com qual è la realtà? Beh, eh, Se ci riusciamo ad essere un eh, po'. Sicuramente, io eh, assolutamente, assolutamente non, eh, non dico che. Eh, sia da buttare eh, io penso che comunque ci sono state delle esperienze ci sono state delle cose che comunque hanno eh, avuto un, un buon risultato e naturalmente poi oggi eh, come, come dire eh, c'è una c'è una diciamo una delle la famosa lente di ingrandimento che sta diciamo, osservando Spoltore quindi poi alla fine andrà a determinare quello che, eh, che sarà e sarà certamente la giustizia a determinare queste cose. Ma io non lo S so, ma fatto solo disastri questo signore? Ma o assolutamente, di assolutamente, no, assolutamente no, io questa cosa lo lascio agli organi competenti perché mi sembra anche giusto e io la ritengo fa, che siano tutti giudiziale. innocenti fin quando non, non ci sia diciamo tutte le varie fasi eh, processuali, quindi io ritengo questa cosa. Sicuramente sono state fatte tante cose, ma eh, sono state fatte cose positive, sicuramente eh, si poteva sicuramente in ogni cosa fare di più, purtroppo eh, bisogna fare eh, anche i conti con eh, il difficile momento per quanto riguarda l'economia. Prima si parlava ad esempio del problema del, della scuola. Eh, là c'è stato, eh, stato messo tutto l'impegno possibile, ma eh, chi ha creato problemi? Non è certamente l'amministrazione eh, passata, ma sono stati i tecnici che in qualche modo non hanno saputo fare il loro lavoro. E eh, questa cosa, se le, come devo dire, eh, ognuno poi può eh, tranquillamente tirare, eh, tirare le somme. Ci sono state comunque altre cose che eh, in qualche modo sono state portate a, a compimento. E ci sono stati dei, diciamo, dei lavori che comunque hanno, eh, sono stati realizzati e che comunque hanno portato eh, innovazione per quanto riguarda sportore, certamente si poteva tranquillamente anche fare di più, però naturalmente eh, la situazione eh, diciamo, si è conclusa in quel modo, però eh, io ritengo che comunque si possa dare tranquillamente una buona, una buona sufficienza perché secondo me sono state fatte diverse cose. Geni Rossi, stesso quesito, c'è qualcosa comunque di buono che è stato al di là della questione della vicenda giudiziaria o prende Guarda, io... tu cur le distanze dall'amministrazione Ranghelli? No, cito soltanto un esempio mh, di un, de, positivo diciamo, di questa amministrazione Ranghelli. <coughs> um, in cui sono state tramite sempre il mio partito, SEL, sono stati assegnati 30 alloggi ai bisognosi, quindi non a persone appunto meno abbienti, quindi non tutto eh, da buttare. Ecco, poi si vedrà eh, le cose. Eh, sulla vicenda giu giudiziaria. Sulla vicenda giudiziaria. Ma come amministratore vediamo... è stato bravo? C'era qualcosa da criticare, qualcosa da superare? Fe eventualmente proseguirete? Oppure rigetterete tutto quello che ha fatto? No, noi staremo a vedere e quindi saranno le, le coscienze e poi l'analisi che si porterà avanti per giudicare per adesso insomma stiamo in una fase così di osservazione, anche se è bene cambiare a questo punto. Dobbiamo andare avanti. Con... Certamente, anche perché <ride> appunto... non penso che tu sia tra i candidati. No, <ride> no, no sicuramente Stesso quesito per quanto riguarda l'Italia dei valori. Eh, chiaramente partito notoriamente molto critico soprattutto quando ci sono di mezzo vicente giudiziare ma dal sottospetto più squisitamente amministrativo prendete tu cur le distanze c'è qualcosa che di no, buono è stato noi... fatto? Come lista uh, assolutamente prendiamo le distanze da quanto è accaduto fino adesso a Spoltore e l'abbiamo già fatto in precedenza, uh, quindi proprio in conclusione della passata amministrazione e continueremo a farlo uh, in ogni caso. Ma noi siamo più che altro interessati a mettere un punto con quello che è stato il passato e da questo punto ripartire per uh, progettare il futuro. Quindi, Assolutamente guardare le cose da un altro punto di vista, al di là di quelle che sono poi le vicende, vicende giudiziarie, che appunto ci sarà tempo e modo per, per vedere gli esiti, però, noi, anche dal punto completa. di vista amministrativo, um, deci, abbiamo comunque deciso di uh, assolutamente prendere le distanze mm. e procedere per altre vie. Pasquale Di Silvestro, invece, il punto di vista di prima Sportore qual è? raffrontandosi con l'amministrazione uscente uscita prematuramente ma sì, prima, prima spoltore non vuole esprimere nessun tipo di giudizio meritatamente a quella che è stata l'ultima vicenda, vicenda, vicenda legata uh, al caso Ranghelli lì c'è la, la procura che sta andando avanti e io auguro sia a Franco Ranghelli che a tutti i coinvolti di, di, di andare a dimostrare la loro, la loro innocenza, se innocenza c'è. Però eh, io sono immacolato da questo punto di vista perché, nell'ultima, la precedente elezione amministrativa, io ho partecipato a una lista civica che andava contro questo carro armato formato dal centro-sinistra che ha espresso il sindaco Ranghelli. Pertanto. Io non credo più a questo sistema da tantissimo tempo, né tantomeno ci si può ricreare una virginità eh, parlando dell'ultima amministrazione, degli ultimi due anni o anni e mezzo dell'amministrazione Rangel. I problemi che noi abbiamo oggi qui davanti sono problemi storici, storici. Parliamo di 20 anni di amministrazione del territorio di Spoltore, deu paperato. E allora questo è il problema. Io eh, penso una sola cosa, io ho un motto, <ride> non è mio. Albert Einstein definiva questo, le menti che hanno creato i problemi non hanno la capacità di risolverli. Per questo la nostra lista è una lista nuova, di gente nuova, che non hanno creato i problemi e molto probabilmente forse avranno la capacità, la capacità di risolverne qualcuno, perché è difficile, oggi chi si mette in politica deve fare uno sforzo enorme, uno sforzo enorme. Comunque tutte liste che hanno un approccio culturale più poetico, lui c'è il nome, te hai citato Einstein, eh, però mh, mi faccia capire, comincio il giro da lei, geni Rossi, lo chiudo con eh, Paolo De Amicis, perché mh, da spoltorese dovrei scegliere, ho detto bene, sì? Da Dovrei magari. scegliere spoltore in movimento piuttosto che le altre liste? Mi allora, buone ragioni. Eh, ti do dei punti messi a fuoco dalla, dalla, dalla lista. Allora, il risparmio del suolo. ecco Riallacciandosi un po' a quello che si diceva prima, c'è un progetto di aumentare ancora eh, l'edificazione a spoltore quando la popolazione è stabile già da anni e quindi, la speculazione, eh, quindi arginare questa speculazione edilizia e rendere invece l'ambiente di spoltore vivibile come a, a misura d'uomo per bellezze culturali, naturali, storiche, prendiamo il centro storico, la valorizzazione del centro storico, aperture mm -hmm. di botteghe nel centro storico. Ripeto, già ci sono esempi, non è una, un mito questo di, di far rivivere il centro storico. Poi eh, Fosso del Seminario che era una via di comunicazione fra Pescara e Spoltore, una via pedonale usata fino a qualche decennio fa che è ancora intatta, ancora non è, la, la, la cementificazione non è arrivata, quindi noi proponiamo di eh, tutelarla assolutamente come parco naturale e rendere un percorso ciclabile per esempio o, o anche pedonale e con, addirittura questo progetto è stato presentato dal liceo artistico di Pescara perché io insegno lì e tramite una collega ehm, abbiamo lavorato su questo progetto in, con un gemellaggio con la Turchia ed è stato premiato e addirittura eh, il fosso del seminario è stato ehm, diciamo, studiato anche da loro e hanno apprezzato questa, questa qualità del posto c'è ancora una torretta neogotica gentilizia su questo territorio che eh, appunto lo evidenziava come fondo padronale e anch'essa suggestiva. Poi, passeggiate didattiche per ragazzi, ci sono masserie, le, le stesse fonti, le fontane meravigliose, si potrebbe creare un percorso, visite guidate, trekking urbano, che dire, musei, abbiamo Fonsi che è stato l'inventore della ceramica delle protesi dentarie e quindi anche un museo legato. sta facendo marketing territoriale più che una ma noi dobbiamo elettorale. creare economia non solo per, per i cittadini che dobbiamo fare, chiacchiere sta di uno spazio elettorale per rendere spoltore tra virgolette, ma, turisticamente eh, non eh, ho finito ma, eh, il tempo è quello che è otti sociali è gli <ride> senta Francesca Sborgia sì. eh, perché scegliere l'Italia dei Valori cosa c'ha in più rispetto alle altre liste L'Italia allora, dei Valori diciamo già uh, nel nome del, suo, uh, del, del partito già riassume quello che è il nostro intento, riportare appunto uh, l'onore e l'onestà sul nostro territorio, ma al di là mh, di queste mh, uh, affermazioni diciamo più oh, mh, chiaramente mh, spirituali, il nostro intento diciamo, più profondo. Eh, bisogna scegliere l'Italia dei Valori perché l'Italia dei Valori ha voglia eh, di riportare eh, tutto il territorio di spoltore ma nella sua peculiarità perché ricordiamoci che il territorio di spoltore è un territorio molto particolare composto da cinque frazioni che hanno dei problemi eh, ben diversi l'uno dall'altro. Quindi ehm, scegliere l'Italia dei Valori vuol dire anche scegliere delle persone competenti che conoscono approfonditamente le problematiche che sono sì di tutto il comune ma che hanno delle peculiarità e quindi dei modi di approccio differenti per quanto riguarda le uh, diverse frazioni che compongono il nostro comune e poi uh, l'intento è quello di uh, appunto uh, riportare i cittadini ad amare il proprio territorio e a riportarli comunque al uh, Avvicinarsi alla politica, perché in ogni caso la politica nel senso etimologico della parola vuol dire occuparsi della cosa pubblica ed è un diritto, un dovere di ognuno di noi, al di là delle nostre candidature. Pasquale Di Silvestro, perché invece è preferibile scegliere prima Spoltore? Perché è preferibile scegliere prima Spoltore? Senta, eh, fare un excursus eh, su tutte le problematiche che oggi ha Spoltore eh, e portarle in un. Eh, diciamo in un. Uh, <ride> All'interno all all di quello che generalmente viene rappresentato come programma, è semplice, perché i programmi si fanno e poi si disattengono, oppure si possono anche fare e poi si disattengono. Oggi i, pro i problemi sono diversi. Spoltori ha tante carenze, andrebbero fatte tantissime cose. Il territorio è stato usato malissimo, ma oggi il primo problema è quello di ricreare una ricchezza sul territorio e soprattutto riuscire a ridistribuire questa ricchezza sul territorio. Questo è il problema che oggi attanaglia la cittadinanza, ma non solo Spoltorese, ma tutti i cittadini italiani oggi si troveranno di fronte a questa grossa crisi. Quindi pertanto qui oggi la politica deve fare un salto di qualità. Un salto di qualità. Sono tutte le cose che gli altri stanno dicendo sono bellissime, sono giuste, ma bisogna andare oggi alle priorità, quindi sfruttare le energie affinché si possa dare una risposta al territorio, alla cittadinanza, per come creare una ricchezza e saperla ridistribuire. Questo per me è fondamentale, è la prima cosa. Mi faccia venire voglia, amici, di preferire Spoltore Futura Rialza di Abruzzo alle altre liste. Allora, come ho detto all'inizio, cioè, eh, noi partiamo dagli uomini, partiamo dai cittadini, partiamo dalle persone che vivono eh, eh, su, su Spoltore. Noi eh, la, la cosa che possiamo offrire sicuramente ai cittadini è eh, la grande voglia di amministrare, ma soprattutto la, la capacità di poter e di saper amministrare, perché noi abbiamo messo in campo dei professionisti, non della politica, abbiamo messo in campo dei professionisti ognuno nei, nei propri settori, nell'ambito del, del sociale, nell'ambito delle dell imprese sociali, nell'ambito diciamo, di, di diversi settori, ognuno ha le proprie, le proprie competenze. Noi non abbiamo inserito nelle nostre liste persone che tendano, lasciami passare il termine, di rifarsi una vergenità politica, che eh, ormai governano, governano spoltore da, eh, da 20-25 anni, oggi li troviamo all'interno di liste eh, politiche. E, e, e si spacciano ancora per, per nuovo. Per, ecco, noi effettivamente siamo ehm, un, un gruppo che praticamente non è nato solo per una questione di operazioni, come dicevo prima, le di, di operazioni elettorali ma è una, è una diciamo, realtà concreta una, una, una realtà fatta da persone che comunque hanno voglia amano Spoltore e che sicuramente si interesseranno alle problematiche dei cittadini di Spoltore Signori in bocca al lupo, buon lavoro grazie, buona campagna elettorale noi ci risentiremo non so se è con voi o i vostri colleghi per un'altra trasmissione con le liste di Spoltore per quanto vi riguarda invece tra poco conosceremo altre 5 liste allora arrivederci Time out, ora Adio. linea della regia. Grazie. 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 Le liste in competizione al Comune di Spoltore il prossimo 6 e 7 maggio. Prima ne abbiamo presentate 6, in studio ne erano però solamente 4 e stavolta sono tutte 5 eh, delle 11 in competizione. Quindi ve le presento subito, quando le ciance, Roberto Diodati, buonasera. Buonasera. Candidato sindaco, eh, scusate, viene a parlare per la lista del Popolo della Libertà, che è candida a sindaco Marina Febo. Buonasera Gianluca Vacca. Buonasera. Per la lista Movimento 5 Stelle che candida Sindaco Carlo Spatola Maio. Buonasera a Francesco Verzella. Buonasera. Della lista il Partito Democratico che candida a Sindaco Luciano Di Lorito. Buonasera a Claudio Burrini. Buonasera. Per la lista Lega Nord che candida a Sindaco Liborio Faricciotti. E buonasera a Elida Lazzarini che viene a parlare per la lista Futura Libertà per l'Italia, che candida a sindaco Luciano Di Lorito. Comincio dal, eh, da Diodati, chiudo questo primo giro dalla, con la Lazzarini. Allora Diodati, ci presenti la lista del popolo della libertà, ascoltore e soprattutto perché sostenete la candidatura di Marina Febbo? Allora, il popolo della libertà, eh, ascoltore come ben sapete, pochi mesi prima dell'avvicinarsi del momento elettorale e diciamo, ha perso quelli che erano i consiglieri presenti che sono emigrati in un altro partito in futura libertà e questo è stato forse il momento per poter ripartire da zero in un certo senso quindi eh, mettersi in moto per poter affrontare queste elezioni eh, coinvolgendo il più possibile dal basso le persone questo è stato il primissimo input che abbiamo voluto dare Ovviamente questo è un percorso lungo che noi abbiamo cominciato, che intendiamo fare il più puntualmente possibile, ci avvicineremo subito dopo le elezioni a un congresso che sarà un altro punto importante di democrazia dal basso per poter avere rappresentanti locali. Il momento della scelta della, della candidata sindaco Marina Febbe è stato ovviamente frutto di una serie di discussioni come sempre accade, una scelta fortemente voluta, siamo onorati di poter essere la prima volta eh, noi ad aver candidato un sindaco donna in 65 anni come ho già detto in altre occasioni non vorrei che per questo diventasse eh, riduttivo cioè, per noi Mariana Febbo non è solo un candidato sindaco donna ma è una persona capace integerrima ha dato degli input operativi sin dall'inizio della campagna elettorale che mettono in risalto la grossa voglia di trasparenza una grossa professionalità che intende mettere a servizio la cittadinanza quindi ci sono più motivi che non solo quello del, dell'essere una donna. Una donna. Che... Gianluca Vacca, ci presenta la lista Movimento 5 Stelle e perché chiaramente sostenete la candidatura come lista di Carlo Spatola Maio? Sì, la lista Movimento 5 Stelle ormai è una lista di innanzitutto molto giovane, età media molto bassa, è una lista fatta di cittadini, principalmente da cittadini che hanno, si sono di, hanno deciso di mettersi insieme, di eh, ritrovarsi, di scendere in campo perché, eh, per cambiare questo stato di cose. E, m, mi fa veramente eh, sorridere sentire parlare di democrazia dal basso da un esponente del partito come il PDL, perché questo, noi siamo convinti che questo sia un sistema completamente da rifondare, è un sistema che ci ha portato alla rovina, è un sistema quello partitico che, ha rovinato la nostra, che sta rovinando ancora la nostra... Il nostro paese e la nostra città Spoltore. Il sistema partitico è un sistema eh, completamente da eh, rifare, non funziona più. I partiti sono diventati comitati d'affari che ehm, gestiscono eh, soldi, gestiscono troppi soldi, gestiscono il potere, ma che non fanno gli interessi dei cittadini. Spoltore è un esempio eh, calzante, Spoltore è stata amministrata malissimo negli ultimi tempi, è un comune Spatola di... a Maio perché? Spatola Maio perché eh, noi, tutte le decisioni che noi prendiamo sono prese in assemblee pubbliche, abbiamo fatto assemblee pubbliche per decidere il programma, abbiamo fatto assemblee pubbliche per le candidature, abbiamo fatto assemblee pubbliche anche per decidere il candidato sindaco. Ci sono state le primarie, sono stati eh, altri candidati, abbiamo votato Spatola Maio perché ci sembra il candidato che potesse rappresentare meglio le nostre istanze. Ma ripeto, la cosa importante è che. Tutti i candidati al Movimento 5 Stelle sono soltanto dei rappresentanti dei portavoce, che si fanno portavoce appunto delle istanze dei cittadini. Francesco Verzella, ci presenti la lista del Partito Democratico e perché sostenete la candidatura di Luciano Di Lorito? Allora, la nostra lista è una lista molto giovane, infatti l'età media delle, delle persone presenti in lista è di circa 40 anni. Questa è stata una scelta voluta perché noi abbiamo deciso... Di comune accordo all'interno del partito di rinnovare il partito, però nella continuità, servendosi dell'esperienza di tanti amministratori che ben hanno fatto nel passato per, per Spoltore. E in questa lista noi abbiamo addirittura quattro donne, quattro donne che, tra l'altro, eh, sono donne in gamba, donne eh, che, che lavorano nel mondo del professionismo e abbiamo addirittura due ricercatori. Noi sosteniamo Luciano Di Lorito perché Luciano Di Lorito innanzitutto è una brava persona e questo va ribadito in ogni occasione. Dopodiché Luciano è cresciuto sul territorio sportorese ed è conosciuto dalla comunità sportorese e penso che possa essere un valore aggiunto per la prossima amministrazione. Claudio Burrini ci presenta la lista della Lega Nord a Spoltore perché sostenete la candidatura di Liborio Faricciotti. Sì. Mm. La Lega Nord è un movimento, rimane comunque un movimento, non si può additare a un partito. Abbiamo presentato la candidatura di Faricciotti perché è una persona un po' esperta, ha un po' più di anni di noi, però ci fa da apripista per poter consolidare poi il lavoro che si sta facendo sul territorio della provincia di Pescara. Naturalmente noi andiamo da soli per un motivo molto semplice, che siamo l'unico partito all'opposizione del governo. Monti, quindi ci teniamo ancora uh, a distinguerci. Quindi seguite anche a livello locale con la distinzione: era esatto, possibile da spoltore? In tutta Italia noi seguiamo questa direttiva di andare da spoltore. E della lista che Comunque, ci dice? La lista è, mh, non è ancora consolidata, sono, siamo presenti da pochi anni, diciamo da tre anni in Abruzzo. A spoltore? A spoltore, stanno avvicinando, noi mh, di solito sono i giovani che si avvicinano. Ai, alla nostra lista e per cui Liborio che eh, sarà l'apripista e farà in modo che emergano questi giovani eh, che possiamo premiare. Noi non facciamo primarie, non facciamo altre cose perché ogni giorno per noi è una selezione. Elli da Lazzarini, la, ci presenta la lista di Futura Libertà per l'Italia e perché la scelta di sostenere la candidatura di eh, Luciano Di Lorito? Allora, la lista Futuro e Libertà per l'Italia è una lista che ha tanti cittadini che come me hanno deciso di riprendersi il territorio di spoltore, di vivere il territorio di spoltore e soprattutto perché è una lista che ha scelto di coalizzarsi con altri partiti. La diversità, io penso che con la diversità si riesca veramente a creare qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo per tutti i cittadini di Spoltore. E poi anche perché questa lista ha scelto di sostenere Luciano Di Lorito, una persona che io conosco e della quale mi fido, quindi fidarsi di un candidato sindaco, altrimenti non mi ci sarei messa nella lista. Ho trovato il candidato giusto di cui fidarmi, il candidato sindaco di cui fidarmi. E come me tutti gli altri candidati naturalmente della lista e della coalizione. Naturalmente. Comincio il prossimo giro da Gianluca Vacca e lo chiudo con Roberto Diodati. Allora Vacca, Movimento 5 Stelle, andiamo un po' nella sostanza a cercare di capire che cosa, se c'è diversità nel vostro programma, nella vostra... Eh, proposta elettorale, chiamiamola così, cosa mettete al primo posto del programma eh, Lista 5 Stelle che deve essere un impegno prioritario per il vostro candidato sindaco? Allora, eh, al primo punto del nostro programma c'è la, eh, la partecipazione e soprattutto la trasparenza, perché qua si tratta, secondo noi, si tratta veramente di mettere in moto una rivoluzione culturale in, in Italia e anche ovviamente a spoltore. Cioè, I cittadini mi fa, ripeto, mi fa eh, veramente sorridere sentire parlare esponenti di partiti che hanno rovinato l'Italia, continuare a dire che vogliono essere il cambiamento e che vogliono cambiare le cose. È come voler far guarire un, un corpo malato dallo stesso virus che l'ha infettato. Ecco, il ragionamento è sempre lo stesso. Cioè, L'unico movimento che veramente è fatto da cittadini e che, ha dei, eh, che non ha nessun rapporto con uh, la politica e con i partiti è il Movimento 5 Stelle. Per questo il nostro, eh, il nostro primo punto è proprio la partecipazione e la trasparenza, perché noi, come dicevo prima, siamo soltanto noi candidati e ovviamente, il nostro candidato sindaco, siamo dei rappresentanti, dei portavoce, delle istanze che vengono dalla collettività. Tutto quello che noi portiamo in comune, che vorremmo portare in comune, è deciso dall'Assemblea pubblica e deciso dai cittadini. Così come una volta che verremo eletti. Dovranno essere gli stessi cittadini che eh, si interesseranno di quello che noi faremo e dovranno condividere con noi in assemblee che periodicamente noi svolgeremo eh, tutto quello che verrà fatto in comune, sia quello che dovre, bisognerà proporre, sia quello che ehm, verrà invece noi riusciremo a vedere da quello, dalle azioni amministrative del comune. E, mh, quindi, la trasparenza, innanzitutto, la partecipazione e, e mh, la buona politica. Questo è il, uno dei principi cardine del nostro programma. Deve farlo non si può tirare indietro il candidato. Non si può tirare indietro perché noi abbiamo il vincolo di mandato nel nostro programma, cioè nel momento in cui i cittadini dovessero sfiduciare il consigliere comunale non riconoscerlo più negli ideali, nelle idee del Movimento 5 Stelle, il candidato ha l'obbligo di dimettersi, e di. è un obbligo non previsto dalla Costituzione ma che noi ci teniamo molto a ribadirlo e molti comuni è già morale. successo ed è così. Francesco Verzella stesso quesito per il Partito Democratico, ovviamente Condividete il programma di Luciano Di Lorito, però innanzitutto per noi ci deve essere in cima... Allora, innanzitutto noi dobbiamo rimettere in moto la macchina amministrativa del comune perché questa è stata troppo ferma con uh, la sciagurata amministrazione Ranghelli. Dopodiché dobbiamo un attimino riflettere sul, sulla questione dell'edilizia. E dobbiamo fermarci con l'edilizia residenziale anche perché non, credo che ci sia, non crediamo che ci sia più bisogno di costruire eh, case, appartamenti, questo non, non serve al nostro territorio, ma dobbiamo creare un'edilizia sostenibile per, eh, per il lavoro, per creare posti di lavoro. Una, diciamo che è, un, è un problema sentito a livello nazionale, è un problema che eh, riguarda anche il, il, il comune di Sportore. Eh, tra l'altro, questa possibilità eh, ci, ci darebbe la, la grande forza di poter eh, avere dei, dei fondi attraverso i tributi dalle, dalle attività che, sta, che, che si insederanno sul territorio. Eh, dobbiamo anche guardare al centro storico di Sportore che è una grandissima opportunità mal sfruttata da parte del, del comune. E io credo che su questi temi noi ci dobbiamo misurare con forza e con coraggio perché il nostro partito sia a livello nazionale ma anche a livello locale ha a cuore queste problematiche. Claudio Burrini, la Lega Nord invece riferendosi al vostro candidato sindaco Liborio Faricciotti, ma ricordiamo che comunque c'è un voto disgiunto non per sì. rimare contro il candidato sindaco, però per la Lega Nord innanzitutto c'è è la cosa più importante secondo noi è l'identità che Spoltore, come tutti i comuni, debbono avere riguardo al, al complesso delle province e della nazione. Cioè, Spoltore, da come vedo, è aggregata a Pescara, quindi ha dei problemi che sta spersonalizzandosi e potrebbe cadere nel tranello di diventare un paese dormitorio. Quindi bisognerebbe innanzitutto che questa situazione che... Eh, degli abitanti che magari lavorano a pescare eh, abbiano anche delle eh, garanzie di vivibilità. Quindi, la prima cosa importante sarebbe eh, riportare la, eh, la viabilità all'avanguardia. Diciamo, il segreto lì, perché già pescare è invivibile, rendere anche spoltore invivibile, diventerebbe un dramma. Poi sarebbe sempre il problema degli abitanti, non bisogna dimenticare che ci sono delle frazioni che sono mal governate, diciamo, sono tanto nessuno se ne importa perché ci sono delle priorità che, eh, che vanno a, a penalizzare queste persone. L'identità è una cosa importantissima perché eh, in questo movimento storico mh, la globalizzazione ci porta a dimenticare, a, a Dimenticare quello che siamo, ma soprattutto gli anziani e le persone anche disabili, tutto, perché è tutta una competizione a livello di far più denaro possibile. Questo non va bene per noi. Liborio dovrà rimboccarsi le maniche. elida Lazzarini per futura libertà per l'Italia, la solista. Cosa deve essere messo in cima diciamo tra gli impegni da mantenere di, 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 di Luciano Di Lorito? Allora. In cima alla scuola, perché io sono una maestra e quindi in prima persona, insieme a tutti i genitori del territorio di Spoltore, ho vissuto il problema scolastico. Spoltore ha carenza di strutture a livello di edilizia scolastica. Questo è il motivo per il quale io mi sono candidata e nel programma della coalizione questo c'è. Quindi siccome i programmi a scuola si rispettano, anche questo programma dovrà essere rispettato. La, per prima cosa si dovrà terminare la costruzione della scuola dell'infanzia di Santa Teresa. Santa Teresa è una frazione grandissima, con tanti abitanti, ed ha questo problema da anni, perché purtroppo, ma, ma su tutto il territorio di Spultore. Purtroppo però a Santa Teresa la scuola è rimasta quella di vent'anni fa, la struttura scolastica, mentre la popolazione è triplicata. Quindi il motivo, il primo in cima, c'è cioè stata la scuola e i servizi, le strutture per giovani, meno giovani e anziani. Il Popolo della Libertà, Roberto Diodati, chiede a Marina Febbo innanzitutto... Io sono nato a Sfoltore 43 anni fa e sono stupito da quello che ascolto perché si parla del comune di Sfoltore come se fosse nato tre anni fa. Mentre io ci vivo da sempre. Io negli ultimi 20 anni eh, non ho visto niente. Cioè, io ho vissuto in un paese dove sono cresciuto non avendo una palestra. Ci sono paesi più piccoli di Sfoltore che hanno una piscina, non ce l'abbiamo. Ci sono carenze strutturali sulla viabilità che è cresciuta per spingere al massimo l'edilizia senza pensare su che cosa però bisognava fare come infrastrutture quindi ci sono zone di spoltore che sono cresciute in maniera enorme oggi mi sento dire che invece bisogna rallentare ma sono, negli ultimi vent'anni invece si è spinto in quella direzione ora bisogna rallentare, ne prendo atto quindi c'è una necessità, dovrei dire, di tutto cioè a spoltore... È cresciuta da, da, cioè negli ultimi vent'anni raddoppiando la popolazione, con un'assenza totale di servizi, di trasparenza. È notizia dell'altro ieri che il candidato sindaco Marina Febba si è recato per chiedere dei documenti in comune, in normale visione, sono documenti pubblici, ed è stato negato. Quindi, una delle prime cose sarebbe quella di poter rendere trasparente l'accesso alla documentazione, disponibile online la possibilità di poter avere quindi una un diciamo facilissimo accesso a tutta quella che è la struttura comunale, partecipazione diretta, si è pensato a quello di creare un organo consultivo che è quello di un consiglio dei giovani che permette di avere anche una voce ulteriore. Io onestamente non credo eh, nella possibilità assembleare continua di poter convocare tutto il paese per prendere decisioni, i partiti esistono perché bisogna essere rappresentati. Ci si confronterà in questa competizione, chi sarà eletto andrà a fare il consigliere. Io auguro un in bocca al lupo a tutti, ma sono ultra convinto che il Comune di Spoltore e gli Spoltoresi sappiano cosa è accaduto negli ultimi 20 anni. E a proposito di quello che è accaduto di recente, io adesso vi chiedo anche un briciolo di onestà intellettuale, no? perché eh, si chiusa anticipatamente l'amministrazione e l'esperienza Rangelli per le vicende giudiziare. Certamente, io non vi chiedo un giudizio, un commento su queste. Eh, su questi passaggi c'è una magistratura che sta indagando, se volete dire quella vostra lo dite, però chiaramente Ranghelli qualche anno fa ha, re, ha avuto un ottimo riscontro dal punto di vista elettorale, poi che quale matrice fosse non lo so, comunque ha operato. E io questa volta comincio il giro da lei, Verzella, e lo chiudo con Gianluca Vacca. Le chiedo ma è tutto da rinnegare, è tutto da gettare l'ortiche, l'esperienza Ranghelli, o c'è qualcosa che comunque va salvaguardato, visto che comunque in tanti l'avevano scelto? Sicuramente va, va buttata a mare quella, quella terribile esperienza che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni ha mostrato della... anche male. Mettiamo. Ma in noi riteniamo che quando si amministra bisogna amministrare con trasparenza, con eh, la massima correttezza possibile, eh, al di là dell'aspetto giudiziario che poi sarà la magistratura a compiere il suo lavoro. Quello che noi pensiamo è che comunque politicamente siano stati fatti degli errori perché non si può amministrare il Comune in una maniera troppo disinvolta diciamola così ecco, di fatti noi come partito democratico eh, uscimmo sin da subito dall'amministrazione Ranghelli con eh, le dimissioni da parte di nostro, di, dei nostri assessori che eh, in, in un periodo oh, così hanno rinunciato a continuare a fare la loro attività politica all'interno della giunta perché per, per motivi eh, prettamente eh, diciamo, ideologici e eh, non per altro quindi sia politicamente che amministrativamente Assoluta, assolutamente da rinnegare e, e se posso aggiungere sì. qualcosa quello che preoccupa di più è che questa amministrazione è, comunque non eh, sta portando avanti anche una progettazione su, su altre liste la Lega Nord? Beh, noi non eravamo presenti quindi non possiamo dire niente riguardo a questo passato se Però da fuori? Da fuori, logicamente le... Eh, tutto cioè, si tu risolve nella vicenda giudiziaria o c'è altro? Beh, diciamo, i, i giudici faranno il loro dovere, però i partiti tutti e comunque anche singolarmente le, i candidati debbono farsi una, un po' di autocritica nel senso di darsi più da fare, di non lasciare in mano a eventuali furbi, insomma. Quindi, noi cercheremo, se fossimo eletti, eh, di salvaguardare la cittadinanza cercando di, eh, di avere un riscontro, di valutare l'operato di tutti senza fare sconti a nessuno. Elide Lazzarini, Fli fino a che punto prende le distanze da Ranghelli e la sua amministrazione? Fli ha preso le distanze, stava all'opposizione come PDL, come ne ricordava, io faccio parte di. Quei consiglieri che si sono poi staccati dal PDL e hanno formato il FLI. Le rispondo da cittadina perché da cittadina io ho votato quell'amministrazione Ranghelli, alla quale appunto, come lei ha ricordato, è stata data grande consenso, però sono rimasta delusa tantissimo. Io non mi addentro nelle questioni giudiziarie. Però Saranno amministrativamente il giudizio che ne dà? Il giudizio, appunto, le do da cittadina. Come me tutti i cittadini di Spoltore sono rimasti delusi perché dalla, dal grande consenso che l'amministrazione Ranghelli ha avuto poteva fare veramente tanto per la cittadinanza, per i cittadini di Spoltore. Io comunque, visto che mi candido appunto adesso in questa coalizione, mettiamo il punto come Fli, spero anche come coalizione, dando fiducia a Luciano Di Lorito sperando che le cose che non sono state fatte vengano fatte. Anche piccole cose, perché il cittadino non ha bisogno di grandi cose, di piccole cose. Il cittadino ha bisogno, perché ne ho bisogno io da cittadina, di sentire l'amministrazione vicina. Spero che questo avvenga. PDL con l'amministrazione uscente, eravate l'opposizione, suppongono. Sì. Sì. Dunque una, una giusta solidarietà umana nel senso che credo sia corretto e profondo dover ribadire questo concetto nei confronti comunque di chi subisca uh, un'indagine e che quindi si trovi a dover uh, in qualche maniera difendersi giustamente, però sono anche convinto che la magistratura debba fare il suo lavoro fino in fondo e permettere alle parti di confrontarsi, mi piacerebbe che questo poi non divenisse mai un tema elettorale perché è fin troppo semplice percorrerlo, secondo me bisogna parlare delle, come diceva giustamente, delle cose concrete, delle cose di cui bisogna. Che mi sembra oggi che sia stato agire. scaricato un po' da tutti Ranghelli. Di fatto, oggi la, il passaggio cruciale che bisogna affrontare è capire cosa è riuscito a fare nell'ultima fase diciamo, di gestione, anche se poi eh, effettivamente granché non è stato fatto. Quindi. Ho già detto nel mio precedente intervento: c'è tantissimo da fare, ma non limitandosi solo e esclusivamente all'ultimo periodo di Rangel, ma ricordando bene che sono 20 anni che a Spoltore non si fa niente. Quindi è da lì che riparte il tutto: assolutamente e Movimento 5 Stelle. Beh. Il nostro giudizio non può che essere. Ma inevitabilmente parte dall'aspetto più esclusivamente giudiziario, con le vicenda giudiziarie, suppongo. Ma eh sì, ma però... a parte la vicenda specifica del comune di Spoltore, che comunque giustamente deve essere la magistratura a fare il suo corso. Ripeto, mi sono veramente sorpreso al fatto che un esponente del PDL dica che deve essere la magistratura a fare il suo corso, quando il fondatore del PDL ha per anni cercato di evitare che la magistratura potesse fare il suo corso facendo legge a persona ma facendo di tutto pur sfruttando il suo potere per questo. Comunque eh, sono i misteri delle elezioni. Per quanto riguarda il caso di Spoltore, beh, eh, anche prendo atto che tutti quanti quelli che hanno appoggiato Ranghelli adesso, come stava dicendo lei, l'abbiano scaricato e giustamente sotto elezioni tutti si, eh, siano pronti a lavarsi le mani e dire io sì però, io sì però. Sai di fatto che fallime, come cittadini, ripeto, eh, il fallimento è sotto gli occhi di tutti. I problemi di Spoltore sono tantissimi. Noi nel programma abbiamo cercato di affrontarne un po', di dare delle risposte, ma sono ovviamente risposte parziali perché eh, le risposte andranno affrontate poi in sede di, di consigliature durante amministrazione. e durante l'amministrazione. Eh, spoltore sta vivendo il dramma del, dello smog, dell'inquinamento. Villa Raspa Santa Teresa stanno diventando delle zone altamente eh, inquinate frutto di, anche qua di eh, decenni e decenni di costruzione selvaggia di, eh, di, di una mancanza di pianificazione di una cementificazione selvaggia anche qui purtroppo noi non voglio parlare eh, degli altri però prendo atto che eh, gli esponenti del PD eh, dicano che bisogna dare un freno alla cementificazione quando il PD è il partito che più di altri insomma, eh, ha dato eh, in, in tutti, non solo a Spoltore ma anche in altri comuni ha favorito una cementificazione spesso selvaggia e con dei legami con gli imprenditori edili, molto spesso poco chiari e poco trasparenti. Inizio questo giro da Claudio Burrini e lo chiudo con Francesco Verzella. Allora Burrini, perché da Spoltorese, no? Io non sono Spoltorese. Non però so. se io. Nel senso, <ride> sì, cioè, io Spoltorese, poi, sì. elettore che segue sì. da casa questa trasmissione, sì. dovrei scegliere la sua lista piuttosto che le altre. <coughs> Ma la. Li, la... Adesso questa sembra quasi una vendita della nostra vista. È una vendita più o meno. Quello eh, che dovrebbe caratterizzare i candidati è proprio la partecipazione alla vita politica. Comunque eh, noi abbiamo individuato in, nel generale Faricciotti una persona che ha, nella sua vita, ha avuto eh, una dignità, una onestà e, e un uomo che eh, è dedito all'ordine e sembra che Aspoltore ne abbia bisogno, quindi questo è uno dei motivi. Poi eh, tutto da costruire, quindi siamo anche noi aperti alla, alla cittadinanza, ai vari componenti, cercando di assorbire le problematiche e di mh, trasformarle secondo il nostro la nostra modus operandi, la nostra filosofia. E, noi veniamo dal popolo, anche noi insomma, nel senso che il nostro movimento viene dalla base, quindi facciamo un, un problema di militanza, che di continuo confronto e quindi i problemi si risolvono in questa maniera secondo noi. Perché invece il 6-7 il maggio dovrei scegliere Flipp piuttosto che le altre dieci liste? Allora perché noi candidati tutti ci siamo presi l'impegno di partecipare in, indipendentemente dall'esito elettorale, come cittadini, attivamente questa volta alla vita politica di spoltore. E, e anche perché poi come, come lista, come FLI, Futuro e Libertà per l'Italia, a me piace tanto, Futuro e Libertà per l'Italia. Abbiamo scelto questa il FLI ha scelto questa coalizione che sembra così diversa. Io credo nelle diversità. La diversità è sempre crescita. Nella scuola la diversità è crescita e quindi spero anche questa volta in politica. Poi anche perché il FLI ha scelto, secondo me, il candidato sindaco il giusto. PDL? Perché dovrei se fossi di Spoltore, chiaramente, ma non lo sono. Dovrei scegliere la lista del PDL piuttosto che le altre dieci liste in competizione. Perché il PDL insieme a tutta la sua coalizione sta dando a Svoltore la possibilità di fare un vero cambiamento. E noi abbiamo appunto scelto un candidato sindaco che sia il simbolo di questa possibilità di cambiare. La possibilità di affidare nelle mani di una persona competente scelte importanti da fare, probabilmente nemmeno molto semplici, eh, chi entrerà, chiunque esso sia, ad amministrare questo comune si troverà di fronte comunque ad un bilancio che dovrà in qualche maniera tener conto della perdita di contributi ventennali da parte della gestione dei rifiuti che a Spoltore è stata affidata. Noi abbiamo detto chiaramente che non proseguiremo in quella direzione, quindi chi vuole votarci sa con chiarezza dove vogliamo andare. Abbiamo messo con chiarezza nel nostro programma tutta una serie di punti che possono essere eh, portati avanti. Quindi è in questa grossa voglia di cambiamento che risiede la, la nostra richiesta di voto. Invece per quanto riguarda la lista Movimento 5 Stelle, perché sceglierla rispetto alle altre concorrenti? Ah, perché siamo sull'orlo di un baratro, insomma. Cioè, eh, davanti a noi c'è veramente il fallimento di una nazione, di un sistema politico che ha amministrato... Per decenni e che ha rovinato questo spultore in particolare, ma tutta la nazione. Il sistema dei partiti è fallito, il sistema dei partiti ci ha rovinati. Ripeto, come ho detto prima, continuare a votare questi partiti è come voler continuare, come provare a curare un corpo malato con lo stesso virus che ha infettato questo corpo. Non, in, sotto campagna elettorale si possono dire tantissime belle cose, si possono promettere tantissime cose. I programmi sono le cose più belle che vengono scritti. Ma il problema è che poi i partiti puntualmente, quando vengono eletti, tutti i candidati quando vengono eletti, si scordano dell'elettorato, eh, disattenono tutto quello che c'è scritto nel, eh, nel, nel programma e operano unicamente per gli interessi di partito e spesso anche purtroppo per interessi privati illeciti. Il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento reale di cambiamento. Noi siamo cittadini che si sono messi in campo, che non hanno nessun segreto di partito. Che decidono come lista civica cosa portare avanti, quali deve portare avanti e ogni, periodicamente, ripeto, dopo essere eletti, in tutti i comuni in cui sono stati eletti è, eh, è accaduto questo: periodicamente vengono, sottomettono il proprio mandato al giudizio degli elettori, se il giudizio è positivo il consigliere continua, se il giudizio è negativo torna a casa e il secondo dopo di lui sale al suo posto. E il Partito Democratico perché è preferibile rispetto alle altre liste? Il Partito Sarebbe. Democratico è l'unico partito strutturato sul, sul comune di Sportore. La nostra attività politica non nasce sotto campagna elettorale, ma è un'attività una che va avanti da tanto tempo, che va avanti anche quando ci sono i momenti cosiddetti morti della politica. Ad esempio, vorrei, vorremmo ricordare due tra le tante iniziative che abbiamo svolto sul territorio una delle quali la raccolta firme per l'abolizione del, del porcellum della legge elettorale e un'altra molto, molto importante che ci, sta, che ci sta a cuore è quella sul, sull'inquinamento di Santa Teresa. E la nostra lista è fatta da tante persone che la politica la vivono quotidianamente, quotidianamente tutti i giorni, che hanno a cuore le sorti del proprio territorio. E siamo impegnati in questa attività... Per passione, solamente per quello. Io, noi vi chiediamo questo sostegno per darci più forza, per veramente cambiare il territorio di spoltore. Noi più in là avremo un'altra trasmissione con le liste di spoltore, affronteremo anche altri passaggi, intanto ne abbiamo conosciute oggi. 11 in questa occasione, un grosso in bocca al lupo e mantenete l'entusiasmo e la partecipazione attiva anche dopo il 6-7 maggio al di là del ballottaggio se ci sarà o meno. Grazie e buon lavoro, grazie a voi che ci avete seguito da casa, arrivederci.